e per me Porta Palazzo è la mia referente di tutti i posti che conosco qua, perché oramai ho lavorato qua 3 anni e mezzo. Sto partecipando a questo progetto da 2016. Quando sono arrivato a questo mercato, prima era non recupero del venduto, prima era solo per fare raccolta differenziata. Poi in corso abbiamo notato che c'è una grossa quantità di spreco alimentari, quindi abbiamo anche pensato di intervenire per diminuire questo. Abbiamo iniziato a fare la raccolta cibo, appunto prendendo poi un banco nel mercato per avere un punto di appoggio per mettere tutto il cibo. All'arrivo al mercato è stato un po' complicato all'inizio, poi adesso è tutto molto tranquillo, ci vogliamo tutti bene, più o meno. Buonasera! Mi perdoni? La camera, guarda la camera. Facendo un po' di selezione li sappiamo. Quello buono lo mettiamo da parte. Vero Mussa? Sì. E il brutto lo buttiamo. Lo buttiamo qua. Bravo. Questo è tutto brutto. Sono stato uno dei primi che ha cominciato attraverso il progetto il recupero delle eccedenze alimentari al mercato di Porta Palazzo, recupero che comunque si fa storicamente, immagino, da quando è nato il mercato più di 200 anni fa. Però l'obiettivo era migliorare la qualità della raccolta dei rifiuti al mercato. Basi Amadou, questo portalo con Basi. Tieni, una manichetta più una qua. Cerchiamo di dare dignità a questo cibo, invece di obbligare le persone a raccoglierlo nelle enormi montagne di rifiuti che si creavano al centro di Porta Palazzo, lo prendiamo noi, lo mettiamo su un banchetto o da qualche parte e la gente lo recupera più facilmente di là, così nessuno è costretto a immergersi tra i rifiuti. Allora, se prendete la casetta potete prendere da qua, ok? Durante l'emergenza la cosa che è cambiato molto è stato il nostro modo di gestire il mercato. Abbiamo inventato i numeri, abbiamo inventato le casette. Arriva lì, ti prende una casetta e poi passa qua a prendere un'altra. Bene, 31. Con l'emergenza Covid, quando i mercati si sono bloccati, una delle tante cose che abbiamo fatto è stata appunto l'invenzione della carovana salvacibo, quindi il furgone che tutti i giorni andava al CAT a prendere le eccedenze. A livello pratico, noi la mattina alle 8 siamo all'interno del centro agroalimentare. Dalle 8 alle 9 cerchiamo di intercettare il cibo parlando con i grossisti, il cibo che verrebbe, diciamo, buttato via o non più venduto. E dalle 9 alle 10 lo tiriamo su, lo raccattiamo assieme a tirocinanti, volontari e me. E dopodiché dalle 10 fino all'1 all'incirca riusciamo a distribuire questo cibo non direttamente alle persone, perché questo sarebbe un lavoro esagerato per la nostra capacità, ma ad associazioni che hanno sul territorio contatti diretti con persone che hanno bisogno e che quindi riescono a gestire queste grosse quantità, pulirlo anche se è necessario e poi distribuirlo direttamente a loro. In questi 4 mesi di distribuzione siamo entrati in contatto con decine di realtà, le più diverse, dalle realtà religiose come le parrocchie, Chiesa Valdese, una moschea, le suore, oppure realtà culturali come associazioni come Associazione ACFIL, Filippini Piemonte. Bless us, O Lord, and this day gifts which you are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. The name Father, Son, and Holy Spirit. Buon appetito! Buon appetito. È perché da noi si prega prima di mangiare. Ho questo, come se io, passione di essere utili per gli altri. Già da piccoli, quando ero giovane, sono già
non sono attivista, ma sono già una che dà da fare per gli altri attraverso un'associazione. Con la mia associazione studiamo già le famiglie che hanno requisiti, no? Poi durante il lockdown abbiamo esteso questo aiuto non solo esclusivamente alla comunità filippina, al 15 nazionalità. Esistono anche queste realtà che sono, non lo so se possiamo dire, sono senza documenti, famiglie che non possono offrire l'aiuto del comune, del governo, perché non sono in regola, diciamo, questa è la realtà. Tutte le famiglie con cui sono stata a contatto erano famiglie che avevano perso tutto il lavoro. Ed è stato, cioè, più di una volta è stato anche un po' difficile, no? Andare a consegnare i pacchi perché ti trovi persone che lo vedi che soffrono, cioè in realtà loro non vorrebbero prendere quel pacco perché non gli fa piacere riceverlo, perché pensano che non sia una cosa dignitosa, pensano, c'è cioè, tutto un retropensiero che non, è anche difficile da spiegare. Per cui ti scontri con una realtà che sì, in parte conosci perché lavorando al mercato ti confronti con tanta gente, hai conosciuto, però in quel momento gente che ha sempre lavorato, che si è sempre riuscita a mantenere dignitosamente da sola, si è ritrovata di punto in bianco senza nessun aiuto, completamente invisibile al resto del mondo perché non, nessuno, non rientravano in nessun canone di quelli richiesti e quindi ti senti a maggior ragione lo scarto dello scarto dello scarto dello scarto perché non sei riconosciuto da nessuno, non sei visto da nessuno. Hola, buenas, sí. Hola, ¿cómo estás?